Buongiorno. Buongiorno. Dobbiamo confessare che grande è il mistero della pietà. E il mistero di questo sogno della carne, giustificando il suo spirito, apre gli angeli, fu annunziato ai pagani, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Già qui io mi arrabbio a causa di questa traduzione. Apparve agli angeli. Prima Timoteo 16. Ecco qua. Ovse angelois. Traduzione italiana, parla agli angeli, vero? Ovse angelois, più chiaro di così. No, non va bene. Perché la parola angelois non significa sempre angeli. Angelo in greco significa colui che annuncia. È giusto? E allora la traduzione sarebbe apparve a coloro che lo avrebbero annunciato. Fu annunciato ai pagani. Capite cosa significa applicare il metodo storico critico? Adesso vediamo questo metodo, di cui vedremo ovviamente i passaggi più importanti, non tutto. Dei tre metodi, i più importanti, vedremo solo i passaggi più importanti. Il metodo storico-critico è fatto di una decina di passaggi importanti. Prima la critica testuale, ce l'avete alla linea 19, poi l'analisi filologica e la cattiveria che abbiamo fatto adesso con gli angeli. Cioè, mentre la critica testuale l'abbiamo toccata tre lezioni fa, quando abbiamo parlato dei codici, della copiatura, di come si trasmette, di quanti errori ci possono essere nella trasmissione scritta, l'analisi filologica è un'analisi un po' birichina. Naturalmente io potrei portarvi degli esempi che voi conoscete, per esempio la parola zelach in ebraico non vuol dire costola. E noi continuiamo a dire che la donna è una costola dell'uomo, è una pessima traduzione. Perché zelach vuol dire qualche cosa di complementare ad un altro. Le pareti rispetto al soffitto del pavimento, i due battenti rispetto all'apertura della porta, terrapieno rispetto alla costruzione che sta sopra. E quindi tradurre costola vuol dire un po' svilire il significato. Tradurre pane quotidiano, altro esempio che dovreste conoscere, è uno svilire il significato. Perché epiusio può significare darci oggi il pane secondo la nostra natura umana, oppure può dire darci il pane futuro, oggi, dacci oggi il pane del domani ultimo. Quando si affronta l'analisi filologica di un testo, si affronta quello che noi possiamo chiamare il cuore del testo. Quando io dico in ebraico la parola lebab, io traduco in italiano cuore. Sì, ma cosa significa per loro?
non quello che significa per noi. Per noi amare Dio con tutto il cuore vuol dire essere innamorati di Dio, perché abbiamo nell'orecchio la dicitura marito che dice alla moglie o viceversa, ti amo con tutto il cuore. Amare Dio con tutto il cuore dunque significa essere innamorati di Dio, per l'orientale no. Perché intanto per l'orientale amare significa essere fedeli. Capite che essere fedeli può implicare e può non implicare l'emozione. Il cuore è la sintesi di quattro elementi che noi poniamo nel cervello in parte, nel cuore in parte. Perché l'intelligenza e la volontà mettiamo nel cervello. In Oriente il cuore invece è la sede dell'intelligenza e la sede della volontà, oltre che la sede dei sentimenti e delle intuizioni. Questo solo per esemplificarvi e dirvi quanto è importante conoscere bene il significato dei termini. Per cui, quando ci sono certe traduzioni, a me e a tanti miei colleghi girano i venerdì. La domenica di Pasqua voi avete sentito un Vangelo che è tradotto in maniera pessima. Entrò e vide le bende buttate là, o le bende posate là. E il sudario che gli era stato posto sul capo. Non posato là con le bende, ma ripiegato in un luogo a parte. Se chi ha tradotto quel testo viene a fare gli esami con me, secco. Ma scusi, perché non c'è l'emendamento? Cioè, non si corregge? Vuolsi così colà dove si può di ciò che si vuole più non di mandare? Io ho fatto presente, e come me anche tanti altri miei colleghi. O erano già in rotativa, oppure va a capire tu che interessi ci sono dietro, la cosa è passata così, non lo so. Anche sui colleghi buddhisti hanno proposto questa tradizione? Qualcuno sì. Ma è per questo che mi arrabbia, ancora di più. Se voi invece aveste trovato questa traduzione, vide le bende afflosciate, il sudario che gli era stato fermato sul capo, non afflosciato con le bende, ma ripiegato su se stesso, nello stesso luogo, voi avreste un'altra immagine. Che è quella giusta per cui, quello che Gesù amava, vide e credette. Perché è interessante. Bozzolo afflosciato, lì dove c'era la testa non era afflosciato perché c'era dentro questo fazzoletto di mal di denti che teneva su le bende, le tende, meglio, si comprende che non è stato sfasciato il bozzolo per tirar via il corpo e non è stato tagliato. Si era solo afflosciato perché il corpo, fra virgolette, era evaporato. Discutendo con uno storico, lo storico mi diceva, si dice è giusta la traduzione perché se la sindone fosse di Cristo si vede con chiarezza che non c'è il trascinamento delle macchie. Le macchie sono fisse e non c'è segno di trascinamento. Vabbè, siccome io con la sindone ho qualche questione aperta, per me quello per il momento non è un argomento e quindi lasciamolo stare. Quindi ho portato un piccolo esempio di impossibilità di traduzione. È un piccolo esempio innocuo che non tocca il problema della fede.
Allora, Gesù, dice il Vangelo di Marco al capitolo primo, passa attraverso il lago e vede due fratelli in italiano che gettavano le reti in mare. L'italiano ha preferito non mettere ovviamente il participio perché è tutto, e con il participio ha fatto una relativa, va bene, vide i fratelli che gettavano le reti in mare. In greco è scritto archibalmentas, ma che non vuol dire gettare. Ascoltate il nonno. Qual è la scienza che studiano gli artiglieri? La balistica. In italiano con una L sola. In greco con due. Il verbo ballo vuol dire gettare, ma anfi voi avete mai visto un pescatore che getta la rete? Mica le butta così. Ha una tecnica tale per cui la rete fa il giro e cade giù in fondo. Anfi. In greco è molto semplice. Si prende il ballo, gli si mette anfi davanti e tu hai l'azione bella chiara. Il pescatore che butta le reti in tondo. Capite che rendere in italiano con gettare le reti non ti dà questa idea. Capite perché dico che piuttosto che queste conferenze io vi farei un corso di greco? Perché quando avete imparato quattro H di greco non avete più bisogno di Ulissi. Pensate a quante cose vengono involontariamente nascoste nella traduzione italiana. Tedesca, inglese, francese, spagnola, portoghese, tutto quello che volete. Perché le nostre lingue non si prestano a queste sfumature. E nel testo greco di queste sfumature ce ne sono moltissime. Questa è simpatica e poco importante, altre invece hanno una loro importanza. Prolungata come prendete. E lo dico subito. Allora, Marco, capitolo primo, versetto 16. Mittentes rezia, neanche in latino. Il mare era degli impescatori. Mittentes rezia, non è mittentes rezia. È mittentes in circolo, anfi. Come ripeto, questo è solo un esempietto che non crea disagio perché non tocca problemi di fede, tocca solo usi e costumi. Ma poi l'analisi filologica si occupa anche del significato delle costruzioni grammaticali e sintattiche. Quando io ho un passivo teologico, mi cambia il significato del testo. Voi due esempi li doveste conoscere a memoria. Se è santificato il tuo nome, vi cambia radicalmente il significato del testo. Perché allora non siamo più noi a santificare il nome di Dio, ma è Lui che deve santificare il suo nome. Perché sia santificato il tuo nome, manca del complemento d'agente, quindi siamo davanti a un passivo teologico. E quindi il significato è sia santificato il tuo nome da te, non da noi. Proc. La si chiamerà donna. Riconoscete questo? Ma guardate che ce ne sono tanti altri.
a cui voi rimetterete i peccati? Da chi? Allora comprendete bene che conoscere l'analisi filologica del testo non è un gioco di prestigio, è una necessità culturale per far dire al testo ciò che il testo voleva dire e non per far dire al testo quello che la nostra fantasia vuol far dire al testo. Perché se voi ascoltate certi preti, certi frati che vi parlano del sia santificato il tuo nome, vengono fuori giaculatorie, riverenze, glorificazioni, lodi. No! Sei tu che devi rendere contaminante di vita la tua presenza tra di noi e nella storia. Tutta altra cosa. Naturalmente, cosa vi ho fatto in questa ritraduzione? Vi ho sballato il significato di santificare. Quindi in questo piccolo stico, sia santificato il tuo nome, c'è un disastro di problemi filologici. C'è il passivo teologico. Sia santificato il tuo nome da te. Poi c'è il problema del significato del verbo santificare. Mentre per noi santo significa colui che vive in maniera eroica le virtù evangeliche, in Oriente santo significa pieno di vita e buonanotte. E quindi santificare significa o donare la vita piena o contaminare, rendere contaminante di vita piena. E allora tu Dio rendi contaminante di vita piena e abbiamo già due problemi filologici risolti. E il terzo problema filologico è il nome. E quindi il problema di che cosa significa Yahweh. Il problema del verbo essere in Oriente, che non ha valore metafisico, ma si indica trovarsi, e quindi il nome di Dio, che è Yahweh, significa colui che si trova tra gli uomini nella storia. In uno stico soltanto avete tre mondi da esplorare per poter capire quello che dice il testo. Per questo, in ambito degli studi orientalistici e biblici, o conosci la lingua, o conosci la lingua, se no vai spasso. Ed è per questo motivo che all'istituto orientale ti fanno degli esami che ti pelano l'anima. Matitina e gomma. Niente vocabolario. Niente vocabolario. Tu vai e peschi la tua condanna a morte tirando fuori un foglietto dove ci sono solo 10 righe. Trovi 10 righe di greco e ti dicono con tanto sorriso: traduca come vuole, o in ebraico o in aramaico. Il vocabolario è qui, o lo sai o non lo sai. E poi sorridendo ti dicono: guardi che ha un'ora di tempo. Il terzo passaggio, quindi critica testuale, vuol dire sicurezza del testo. Si esaminano tutti i manoscritti con tutte le varianti in modo da stabilire qual è il testo originale. Poi c'è l'analisi filologica. Poi c'è l'analisi dell'autenticità. Chi l'ha scritto, dove l'ha scritto, quando l'ha scritto, come, a chi, perché. Vero che avete la Bibbia? Romani 3:28. Questa non è la traduzione della CEI. Traduzione della CEI dovrebbe dire: riteniamo dunque, qualcosa del genere. Ci siete? Riteniamo dunque che l'uomo viene giustificato per mezzo della fede senza le opere della legge, indipendentemente dalle opere della legge.
Qual è il contenuto di questo testo? Che voi andrete in paradiso per la fede che avete, non per ciò che fate. Dura, eh? Don Renato, siamo protestanti? No, siamo paolini, è scritto lì. L'importante è cercare di capire cosa significa pistis in Paolo. Quella è la chiave di volta. Dopo Lutero, povero, ha fatto il scivolone. Ma fin qua non è niente. Tenete presente che ci si salva per la fede indipendentemente dalle opere. Vi è chiara questa idea? Sì, forse. Adesso andate di corsa a prendere la lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 20. Giacomo 2, 20. O la lettera agli ebrei, che è l'ultima lettera attribuita a Paolo, si trova nelle lettere cattoliche, e la prima lettera cattolica è quella di Giacomo. In fondo, leggete la frase. Allora, la fede senza le opere è morta? Non ha valore. Chi dei due ha ragione? Perché di là si dice che noi siamo salvati per la fede indipendentemente dalle opere. Adesso marciamo compatti, andiamo dal vescovo e diciamo ci disnotiamo della Chiesa Cattolica, perché abbiamo trovato una contraddizione nel testo biblico. Dipende dal destinatario, forse? Ma certamente dipende dal destinatario. A chi scrive Paolo, a chi scrive Giacomo? Paolo scrive ai Romani. E voi dite, ma i Romani sono i paliotti? No. I Romani erano ebrei convertiti al cristianesimo. La prima comunità cristiana italiana è fatta da ebrei. E quindi Paolo parla chiarissimamente il linguaggio ebraico. E quando dice che noi siamo salvati dalla fede, non dalle opere della legge, sta dicendo esattamente questo. Tu ti salvi perché agisci scegliendo le cose da fare secondo il criterio del legame che hai con Cristo. Il legame che hai con Cristo è un legame imitativo. Cosa Cristo farebbe al posto mio? Se tu scegli questa strada, sei giusto. Se tu invece segui l'altra strada che dice di Cristo non me ne frega niente, prendo la legge ed osservo la legge, quelle sono le opere della legge. Paolo dice queste non ti salvano. Quindi il problema per Paolo è stabilire qual è la radice da cui nascono le tue opere. È una radice di fascino, di legame, di cammino, perché la imitazione cresce più conosci. Più sai rispondere alla domanda Cristo al posto mio che cosa farebbe, più lo imiti. La legge invece è solo un gioco giuridico. E Paolo dice no, questo non salva. Perché il problema non è l'opera. Il problema è che tu devi diventare simile a lui. L'opera semplicemente testimonia ciò che stai diventando. Vi è chiaro il concetto? Giacomo invece, poveraccio, ha a che fare con dei destinatari che sono gnostici. E lo gnostico dice più o meno così.
Per me è importante accettare i misteri di Dio. Accettarli. Dio è trino, va bene, lo accetto, punto. Quel pane è il corpo di Cristo, lo accetto, mi basta. Papa è infallibile, lo accetto. Dunque sono credente. E l'argomento che ha Giacomo è tremendo. Perché Giacomo dice al versetto 19: tu credi che esista un solo Dio? Leggete il testo. Io sto leggendo una traduzione italiana non ufficiale. Fai bene, anche i demoni credono e rabbrividiscono. Però i demoni non sono salvi, eppure credono. Ma credono a che cosa? All'esistenza di Dio, cioè credono a una verità. La fede di cui parla Paolo non aggancia la verità, aggancia la persona. E dice: tu credi in Cristo? Sì. Giochi la tua vita con Lui? Sì. Allora il tuo compito è diventare come Lui? Sì. È un altro mondo. Giacomo deve convertire questi gnostici, e per convertire questi gnostici lui è costretto a ragionare come loro. Allora, tu ti dici credente perché accetti delle verità, guarda che anche il demonio le accetta, ma non è credente. Non si salva. E allora per salvarsi bisogna fare in modo che la fede sia accompagnata alla pratica, altrimenti. Ok, abbiamo capito dunque che l'autenticità è molto importante. In questo caso noi abbiamo semplicemente indagato a chi è stato scritto il testo.